What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dunque, per questo progetto sto utilizzando questo cotone, lana gatto, cablé 5, vediamo i metri che sviluppa, 50 grammi sviluppano 175 metri. Lo sto lavorando con un uncinetto da 3 mm. Allora, per realizzare questo progetto avremo grande facilità perché dobbiamo creare semplicemente 8 mattonelle uguali che poi andranno posizionate in questo modo. Facciamo finta che questo è il davanti. 3 davanti posizionate così, 2 messe laterali che andranno ripiegate perché metà va davanti e metà dietro, e sul dietro altre 3 in questo modo. Quindi adesso cominciamo vedendo subito come si crea la mattonella e poi ne create in totale 8. Allora, ci sarà un numero di giri da fare a seconda della vostra taglia, di giri da fare per ogni singola mattonella. Quindi per la taglia 38 ognuna delle 8 mattonelle sarà composta da 7 giri. Taglia 40, 8 giri, 42, 9 giri, 44, 10 giri, 46, 11 giri e così via. Per capire se volete lavorare coi centimetri, perché magari state utilizzando un filato di spessore diverso, per capire quanto deve misurare ogni singolo quadrato, ogni singola mattonella, allora dovete, con un metro vi prendete la circonferenza totale del seno, dividete in 4, quindi facciamo finta che sia, che ne so, 100 diviso 4, il risultato corrisponde alla misura della diagonale della mattonella, del quadrato. Allora, veniamo al nostro esempio. Facciamo finta che di circonferenza seno ho 100 centimetri. 100 diviso 4 fa 25, significa che ogni quadrato dovrà avere una diagonale lunga circa più o meno 25 centimetri, se sono 25 e mezzo o 25,6, 25,7 è la stessa cosa. Quindi non il lato del quadrato, vedete, il quadrato è fatto da 4 lati, 1, 2, 3 e 4. Quello che dovrà essere lungo 25 centimetri nel mio caso è la diagonale, che è questa, perché noi le mattonelle le posizioniamo per questo verso, quindi ecco perché ci serve la diagonale. Ora, questo è un esempio con 100, se ci avete 125 diviso 4, 130 diviso 4, 80 diviso 4, anche se vi viene con la virgola, insomma poi arrotondate sempre al numero superiore. E quindi questo è l'esempio, se vi basate sui centimetri. Per esempio, nel caso di mia nuora, io avevo una circonferenza del seno di 84 diviso 4 fa 21, quindi la diagonale delle mie mattonelle doveva essere più o meno 21 centimetri. Mi sembra che sono arrivata a 20 e mezzo, una cosa del genere, ma insomma, perché sì, un po' poi magari cedono, è un numero orientativo. Allora, vediamo come si fa la mattonella. Nodo d'inizio. Ok, 4. Allora, aspettate, posiziono meglio. Ok, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientro nella prima.
e chiudo in cerchio con una maglia bassissima. Accosto la codina a questo piccolo cerchietto in modo da coprirla durante la lavorazione. Una catenella di alzata, rientro dentro questo mini cerchietto ed eseguo una maglia bassa. Fate attenzione quando entrate nel cerchietto, che è molto stretto, ad entrare al centro del cerchio, non dentro le catenelle, mi raccomando, eh? Ok, da qui adesso una lunga catenella. Lunga significa che la realizzate non tenendo il filo tirato tirato stretto stretto così come questa, vedete quanto è corta la catenella creata, ma tenendo il filo meno tirato e più lento realizzate questa catenella. La maglia bassa più questa catenella sostituiscono la prima maglia alta. Adesso carico il filo, rientro nel cerchio ed eseguo due maglie alte, una e due. Quindi ho iniziato con tre maglie alte, due normali, la prima creata da una maglia bassa più catenella. Da qui 1, 2 catenelle, carico il filo, rientro dentro il centro del tondo e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle. Carico il filo, rientro nel cerchio, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, carico il filo, rientro al cerchio, al centro del cerchio, scusate, 3 maglie alte, 1, 2, 3, chiudo questo giro con una mezza maglia alta che sostituisce le due catenelle di separazione che ho fatto finora nella catenella che ho fatto sopra la maglia bassa. Entro sotto due asole ed eseguo la mezza maglia alta che vedete ha la stessa estensione di due catenelle. In questo modo io mi trovo al centro perfetto di questo archetto di separazione e da qui posso iniziare il prossimo giro. Ricominciamo un nuovo giro, quindi una catenella di alzata, entro dentro l'archetto in questo modo ed eseguo una maglia bassa e una lunga catenella che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, rientro nello stesso spazio ed eseguo due maglie alte. 1 e 2. Ok, ci siamo fin qui? Perfetto. Io devo posizionare 1, 2, 3, 4 in questi quattro spazi vuoti, quattro angoli separati da una catenella. Però inizierò in modo strategico dal primo spazio creando solo mezzo angolo. In tutti gli altri farò degli angoli completi e poi a fine giro completerò questo mezzo angolo d'inizio. Se non avete capito, non importa, seguitemi. Una catenella di separazione, carico il filo, entro dentro il prossimo spazio vuoto ed eseguo 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio di nuovo 3 maglie alte. 1, 2,
3. Ok? Adesso, prima di andare avanti, taglio questa codina che sta qui dietro, giro il lavoro, ecco, la taglio perché mi dà fastidio, interferisce con l'esecuzione, ho paura che non vedete bene, l'ho tagliata e non ci dà più fastidio. Allora, eccoci qua. Eravamo alla lavorazione del secondo spazio che abbiamo completato creando un angolo completo. Adesso una catenella di separazione, vado al terzo spazio e ricreo un altro angolo completo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle. E nello stesso spazio di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ok? Una catenella di separazione, carico il filo, entro nel quarto spazio, ricreo un altro angolo completo, quindi inizio con 3 maglie alte, 1, 2, 3, vedete? Benissimo. 2 catenelle, carico il filo, rientro nello stesso quarto spazio, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella di separazione, vedete, ho lavorato tutti e quattro gli spazi creando i quattro angoli, però devo ancora completare il primo che avevo iniziato, che avevo fatto solo mezzo angolo. Quindi carico il filo, rientro nel primo spazio, posiziono 3 maglie alte, 1, 2, 3. E termino la lavorazione con una mezza maglia alta nella catenella che sta sopra la maglia bassa d'inizio. Infilo l'uncinetto sotto due asole e faccio la mezza maglia alta che sostituisce le due catenelle di separazione e mi permette di iniziare il prossimo giro esattamente dal centro dello spazio sottostante. Il prossimo giro, guardatelo bene, perché poi dal terzo in poi i giri si faranno tutti nello stesso modo. Inizio con una catenella di alzata, entro nello spazio vuoto sottostante ed eseguo una maglia bassa e sopra la maglia bassa una catenella lunga. Carico il filo, rientro nello stesso spazio, 2 maglie alte, 1, 2. Una catenella di separazione. Adesso, tutte le volte che trovo una sola catenella, in questo spazio devo posizionare 3 maglie alte e una catenella. Tutte le volte che trovo invece 1 e 2 catenelle, devo posizionare un angolo completo composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e una catenella. Ok, procediamo. Carico il filo, spazio di una catenella, quindi posiziono 3 maglie alte. E una catenella. Ci siamo? Vado avanti. Trovo uno spazio vuoto di 2 catenelle, significa che devo posizionare un angolo completo. Carico il filo, entro nello spazio delle 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2.
Carico il filo, rientro nello stesso spazio di 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una catenella. Carico il filo, uno spazio da una catenella, quindi posiziono 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una catenella. Prossimo spazio, 2 catenelle, quindi eseguo un angolo completo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella. Carico il filo, prossimo spazio da una catenella soltanto. Posiziono 3 maglie alte e una catenella. 1, 2, 3, una catenella. Prossimo spazio da 2 catenelle. Posiziono un angolo completo. 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, nello stesso spazio di nuovo 3 maglie alte e una catenella, 1, 2, 3, una catenella. Prossimo spazio da una catenella soltanto, posiziono 3 maglie alte e una catenella. 1, 2, 3 e una catenella. Gli spazi sono finiti, quindi rientro nel primo spazio laddove ho iniziato per completare l'angolo, 3 maglie alte. 1, 2, 3 e una mezza maglia alta che sostituisce le 2 catenelle di separazione, puntata nella catenella sopra la maglia bassa d'inizio, entrando sotto 2 asole in questo modo. Mi trovo al centro dello spazio sottostante e posso iniziare un nuovo giro. Tutti i giri a venire saranno fatti come il terzo, e cioè ogni volta che trovo lo spazio di una sola catenella, posizionerò 3 maglie alte e una catenella. Ogni volta che trovo lo spazio di 2 catenelle, posizionerò un angolo completo composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e una catenella. Adesso al prossimo giro vi faccio vedere come cambio il colore, quindi facciamo un giro completo insieme. Con l'occasione vi faccio vedere anche come si cambia il colore. Il colore lo potete cambiare ovviamente dopo quanti giri vi pare, anche dopo un solo giro, e fare ogni giro di un colore diverso, cioè il modo per cambiare il filo è sempre lo stesso. Quindi vi insegno adesso il trucco per far sì che il nodo venga nascosto già in automatico, senza che poi dovete andare a nascondere codine dopo che avete finito la mattonella. Già adesso è tutto nascosto. Ok, ho finito il giro e il prossimo lo voglio fare con un colore diverso. Dunque, taglio il filo lasciando meno di mezzo centimetro da dove ho finito. Taglio. Prendo in mano il pezzetto di filo, tiro fuori l'uncinetto e disfo le ultime 3 maglie fatte. Rimetto dentro l'uncinetto nel cappio, poi prendiamo il nuovo colore, che sarà nel mio caso un bel giallo. Prendiamo
il vecchio colore, li accostiamo in questo modo e ci mettiamo il pollice sopra così. Prendiamo il colore nuovo, due giri intorno al pollice, uno e due. Poi un giro intorno solo alle due codine di avanzo. Prendo le due codine, le piego in questo modo, facendole, le piego sopra il filo e adesso le tengo strette, piegate così sotto il pollice e tiro il filo fino a che si forma il nodo che si stringe da solo. Eccolo qua, nodo che non si sfila più. Poi, se ci sono delle codine in eccedenza, le taglio e il nodo è fatto. Ho unito con un nodo resistente i due colori. Adesso da qui rifaccio le maglie che avevo disfatte per completare il giro esattamente e vedete che rifacendo questo finisco esattamente laddove ho unito il colore nuovo. Da qui catenella, rientro nello spazio sottostante, faccio una bella maglia bassa a coprire anche quel nodino, una catenella, poi due maglie alte e come vedete il nodo è andato a finire dietro e io ho riniziato col nuovo colore con un nodo che sta dietro, non si vede, è nascosto dalle maglie e in più il filo non si scioglie perché questo è un nodo, ma è il cosiddetto nodo magico, quello che non si scioglie più. Volevo dirvi una cosa prima di proseguire questo giro: se volete vedere ancora meglio come si fa questo nodo magico invisibile e che non si scioglie più, c'è proprio un video dedicato solo a questo, dove utilizzo magari un filato più spesso di lana, dove lo vedete ancora meglio se qui non vi è piaciuta la spiegazione, e ve lo linko sia alla fine di questo video sia sotto il titolo, nella descrizione, nel box informazioni, sia in alto, a destra. Cliccando dovrebbe apparirvi adesso mentre parlo. Allora, da qui andiamo avanti. Ho detto che questo giro e tutti i successivi si fanno uguale al terzo che vi ho appena mostrato. Catenella di separazione, carico il filo nello spazio di una catenella, 3 maglie alte e una catenella. Di nuovo incontro lo spazio di una sola catenella e anche qui 3 maglie alte e una catenella. Vedrete che ad ogni nuovo giro questi spazi di una sola catenella aumenteranno sempre di più. Prima era uno, adesso sono diventati due, al prossimo giro diventeranno tre. Così che tra un angolo e l'altro gli spazi diventeranno giro dopo giro sempre di più e la mattonella potrà ingrandirsi. Adesso qui sono arrivata all'angolo, c'è lo spazio di due catenelle, quindi creo un angolo completo con 3 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, angolo completo creato e una catenella di separazione. E adesso sapete andare avanti da soli. Se
Sapete che ogni volta che c'è lo spazio di una catenella dovete posizionare 3 maglie alte una catenella. Ogni volta che incontrate l'angolo, cioè lo spazio con 2 catenelle, dovete creare un angolo completo creato da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e poi la solita catenella di separazione. E in questo modo potete andare avanti e creare quadrati grandi quanto volete. Come si cambia il filo, il colore ve l'ho insegnato, adesso siete autonomi e liberi di andare avanti da soli e fare tutti i progetti che volete. Allora, quando le vostre 8 mattonelle sono pronte, le dobbiamo comporre, unire tra di loro per creare il top. Dunque, vediamo come comporre 1 e 2 mattonelle, 1 e 2. Facciamo finta che sia il dietro, quindi mettiamo dalla parte del rovescio 1 e 2 per il dietro, poi un'altra per il dietro, così 2 che vanno posizionate in questo modo, che faranno metà sul dietro e metà sul davanti. Così e così, e poi quelle dalla parte del dritto che vanno sul davanti. Questo è il modo in cui devo unire i pezzi, lo vedete anche dal disegno 1, 2, 3, vedete tratteggiata perché andrà piegata e un pezzo va davanti e un pezzo va dietro, 3, 4, 5 e poi sul dietro 6, 7 e 8. Ok? Vediamo come cucinare. Allora, si cuce sempre con le 2 mattonelle che hanno le facce del rovescio rivolte una verso di me e una verso l'esterno. Le facce del dritto sono una di fronte all'altra. Allora, per cucire, entro dentro la maglia 1-2 asole, entro nel mezzo ed esco tra le 2 asole della maglia seguente. Vi mostro, sono entrata 1-2 asole, sono entrata nel mezzo e sono riuscita dal mezzo delle 2 asole della maglia successiva e tiro il filo.
Poi vado dall'altra parte e faccio la stessa cosa, entro in mezzo tra due asole e riesco nel mezzo tra due asole della maglia seguente e tiro. Poi torno sul giallo e rifaccio la stessa cosa. Ovviamente non prendo la maglia dove vedete già passa il filo, vado in quella dopo ed esco nel mezzo di quella dopo. Poi torno sull'arancio, entro nel mezzo della maglia ed esco nel mezzo della maglia dopo. Torno sul giallo, entro nella maglia in mezzo, esco sul mezzo di quella dopo e così via fino a finire tutto il lato. Come si vede dalla parte del dritto? Si vede così, perfetto. Senza notare, vedete che sono di colore diverso le mattonelle, ma la cucitura di filo diverso non si vede perché rimane tutta dalla parte del rovescio e non traspare dal dritto, permettendomi una cucitura accostata perfetta, invisibile. Benissimo, adesso che abbiamo unito questa in alto con le due punte e la scollatura, iniziamo una rifinitura tutto intorno. Credo che farò 4-5 giri per accostare meglio al corpo. Quindi prendete un filo del colore
i colori, le alternanze dei colori le decidete voi, non dovete fare uguale a me, eh. E quindi prendete un filo del colore che volete, fate un cappio, infilate l'uncinetto. Qui nella parte del cavo ascellare, precisamente in questo punto dove si intersecano le tre mattonelle, entrate con una maglia bassa. Allora, no, ho cambiato idea. Ho fatto una maglia bassa qui, adesso una maglia bassa al centro dell'angolo, una maglia bassa in ogni maglia alta sottostante, e ho deciso di saltare tutte le catenelle e lavorare una maglia bassa solamente nelle maglie alte, saltando tutte le catenelle di separazione. Questo per dare proprio il garbo del seno e della scollatura, lo facciamo, eh. Questi sono tutti piccoli segreti che negli altri tutorial, soprattutto quelli stranieri, non vi dicono perché lavorano in modo molto sommario, non fanno rifiniture, niente, vi dicono fate le mattonelle, le attaccate, fate le frange, fate le bretelle con una fila di catenelle, finito lì, niente rifiniture, niente, proprio lavori veramente grossolani. Devo dire che noi youtuber italiane siamo molto più precise, c'è niente da fa. Poi il gusto italiano si vede in questo. Allora, quando arrivo qui alla punta del rombo, dentro lo spazio di 2 catenelle lavoro 1 e 2 catenelle, sono le uniche 2 catenelle che lavoro. Poi riprendo a fare le maglie basse solo nelle maglie alte, saltando tutte le catenelle di separazione, e faccio questo per tutto il giro. Però voglio arrivare insieme a voi, se non vi annoiate, perché poi sento i commenti, non amate le chiacchiere. Oggi purtroppo nell'era di TikTok è diventato tutto rapido, nessuno ascolta più, e se uno parla dite che fa troppe chiacchiere, però per spiegare uno deve pure parlare. Quindi, allora, se non vi annoiate, arriviamo insieme al punto in cui, poi se vi annoiano le chiacchiere mandate avanti con il cursore e non mi ascoltate. E arrivare al punto in cui abbiamo visto la punta, adesso invece vediamo la punta al contrario. Ecco perché vi chiedo un attimo di pazienza, ci arriviamo insieme senza che stoppo il video. Ci siamo, tanto vale pazientare un momentino, lavorare insieme, arrivarci insieme. Ecco, quando si arriva al punto in cui si incontrano i centri dei 2 angoli, entro in un angolo maglia bassa, entro nell'altro angolo maglia bassa, e poi riprendo con le maglie basse solo nelle maglie alte, saltando tutte le catenelle. Completate il giro. Ci vediamo alla fine di questo primo giro di maglie basse di rifinitura. Allora, le punte le continuo a lavorare nel solito modo, una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Quando arrivo invece, come la possiamo chiamare questa? Arrivo, alla curva interna. Le 3 maglie 1, 2 e 3 interne, dove c'è l'angolo acuto, entro nella prima e tiro fuori un filo, entro nella seconda, tiro fuori un filo, entro nella terza, tiro fuori un filo e unisco tutte e 3 insieme. E poi proseguo. Questo lo faccio ogni volta che ho una curva a rientrare, in questo modo. Sulle punte abbiamo visto. Non devo fare nulla, devo fare solo questo tipo di diminuzione
per addolcire, questa è la linea, per addolcire un pochino questa linea, che altrimenti è troppo acuta. Ecco qui. Allora, per fare le quattro bretelle, ne facciamo quattro, metà davanti e metà dietro, che poi cuciremo, vedete, davanti e dietro, e poi le cuciremo per creare la bretella intera. Quindi ne dobbiamo fare quattro sulle quattro punte del davanti e del dietro. Allora, prendiamo una punta, vi ricordate? Avevamo fatto due maglie basse qui al centro dell'angolo, 1 e 2. Contiamo altre due, 1 e 2, quelle centrali, 1 e 2 per capire da dove partire. Quindi nuovo filo con già il nodo pronto. Taglio un po' di eccedenza. Ok. Allora, per trovare il punto, prima trovo le due maglie basse centrali, 1 e 2, e poi vado, retrocedo di altre due, 1 e 2. Qui inserisco l'uncinetto e attacco il filo con una maglia bassissima, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Accosto la codina al lavoro per nasconderla sotto le maglie. Carico il filo nella maglia che segue una maglia alta. Carico nella prossima maglia una maglia alta e siamo a 3. Carico nella prossima maglia una maglia alta e siamo a 4. Nella prossima 5, nella prossima 6. Ecco la base della bretellina. Adesso devo fare 12 righe di 6 maglie alte ciascuna. Se avete l'attaccatura del seno più bassa e quindi avete bisogno di una bretellina più lunga, potete ovviamente allungarla invece di fare 12 righe, magari ne fate 13, 14 o 15 a seconda della misura che vi serve. 2 catenelle e volto per ricominciare, che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo nella prossima maglia, maglia alta, carico il filo nella prossima maglia alta e siamo a 3. Nella prossima 4 maglie alte, nella prossima la quinta, nella seconda delle 2 catenelle d'inizio a riga precedente, la sesta maglia alta e proseguo così per 12 righe. La mia bretellina misura 14, sì, la tiro un pochino perché tanto poi cede, eh? 14 centimetri. Cuciamo il davanti e il dietro delle bretelle, sempre dalla parte del rovescio, con lo stesso metodo con cui abbiamo cucito già le piastrelle. Dunque, adesso dobbiamo fare le frange. Allora, come le ho fatte? Dunque, l'alternanza dei colori la decidete voi, è a vostro gusto, a seconda dei colori che avete usato nel top. Io alternerò una frangia arancio e una frangia gialla. Allora, prendete il filo,
Lo poggiate sulla mano in questo modo con il cappio con la fine del filo che arriva alla fine del palmo. Poi girate 1, 2, 3 e 4. E tagliate il filo sempre più o meno verso la fine del palmo, sul retro del palmo, e ottenete questo ovale. Io ho applicato le frange con due maglie di distanza, quindi questa è la frangia 1 2 conto 1 2 maglie. Nella terza inserisco l'uncinetto, un uncinetto di un numero più grande di quello che avete usato, quindi in questo caso è un 4. Infilate l'uncinetto dentro l'ovale e lo fate passare attraverso la maglia. Già ho sbagliato, perfetto, ricominciamo. 1 2 ecco qua, agganciate bene e fate passare attraverso. Ok, a questo punto tirate un po' in alto in modo da avere abbastanza spazio, passate il resto dei fili sopra l'uncinetto e passate attraverso l'asola. In questo modo tirate via l'uncinetto e tirate forte per ancorare. Dopodiché con le forbici tagliate, infilate proprio dentro e tagliate per creare le frange. Rivediamone un altro con l'arancio. Allora, filo qui alla fine del palmo, passo 1, 2, 3 e 4, sempre alla fine del palmo più o meno taglio, conto 1, 2, nella terza infilo l'uncinetto nell'asola con tutti i fili, passo attraverso la maglia, tiro su un'asola, vedete, prendo il resto dei fili e lo passo attraverso questa asola, tiro e faccio uscire tutti i fili, stringo forte forte e poi con le forbici taglio per liberare tutti i fili e creare le frange. Ecco qua, le applicate tutto intorno alla base, proprio alla fine del top, e il top è pronto.